Sono oltre 5.000 i bambini e i ragazzi fanesi che questa mattina sono tornati a frequentare le scuole dell'infanzia, le elementari e le medie nelle 47 strutture presenti in città. Questa mattina il sindaco Massimo Seri, l'assessore alle politiche educative Samuele Mascarin e la dirigente Grazia Mosciatti hanno fatto visita a studenti, famiglie, insegnanti e operatori scolastici. Il tour è partito dal Gallizzi nel centro storico di Fano. Una ripartenza complessa, non facile, ma è una ripartenza e questo è il risultato più importante. Tutte le strutture scolastiche hanno aperto questa mattina, sta partendo il servizio di refezione, le cucine sono già attive, sono partiti gli scuolabus. Ovviamente oggi è un primo giorno nuovo per tutti, qualche disagio ci sarà sicuramente, chiediamo anche un po' di pazienza e di collaborazione alle famiglie, però è importante sapere che oggi tutti gli studenti di Fano rientrano a scuola e lo fanno in sicurezza. Lo fanno nei nidi, lo fanno nelle scuole dell'infanzia, nelle elementari, nelle scuole medie, nelle scuole superiori e credo che questo sia già un ottimo risultato. È un anno scolastico particolare, evidenziato invece il primo cittadino che ha ricordato il grande lavoro svolto dal comune che è riuscito a garantire tutti i servizi e ad aprire in anticipo gli asili nido. Abbiamo fatto un giro come è giusto che sia, non in tutte le scuole perché non riusciremo, anche per verificare che tutto andasse per il meglio e effettivamente le cose stanno procedendo direi bene, però ripeto, come sempre le somme si tirano a fine giornata. Seri ha poi voluto lanciare un messaggio agli alunni e a tutto il personale scolastico. La scuola è un grande momento, è un'occasione per cimentare anche i rapporti che ci porteremo dietro per tutta la vita e porteremo un ricordo che sarà indelebile, ma la scuola è una grande occasione, è un'occasione di crescita, è un'occasione di apprendere per rendere le persone sempre più autonome e indipendenti. Ma lasciatemi dire, l'augurio e il pensiero che vorrei rivolgere ai ragazzi è quella di dire vivete questo momento con spensieratezza perché siete giovani, è giusto che sia così, ma anche con il senso di responsabilità. E la scuola sia anche un'occasione per imparare a rispettare gli altri, ad imparare ad essere componenti di una comunità, perché questo è fondamentale. Anche gli eventi di questi giorni ci dimostrano che è sempre più importante inculcare questi elementi di rispetto reciproco, che è la base di una comunità. Quindi ragazzi, tanti auguri di buon anno scolastico, che sia foriero di nuove esperienze, di crescita personale, di nuove conoscenze, che vi daranno la forza per il domani e ovviamente vivetela anche da compagni di scuola, come giusto che sia, anche con quella leggerezza che poi non è superficialità, ma essere profondi e sentirsi sempre più comunità.